dietro a questa parola ci sta un universo artistico molto vasto. Questo perché principalmente il termine indica l'arte che illustra e decora i manoscritti. Deriva da minio, che è un particolare tipo di pigmento rosso molto usato per le lettere iniziali, capolettera dei manoscritti. E i codici miniati sono testi religiosi, bibbie, evangelari, salteri, che in alcuni casi furono commissionati da importanti e ricchi committenti, prendendone il nome. Veri e propri capolavori di ingegno, maestria e il mix di materiali preziosi. Giusto per fare un esempio celebre, la Bibbia di Borso d'Este, conservata alla Biblioteca Estense di Modena, è uno splendido manoscritto miniato. Se il video ti è piaciuto, lasciami un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, mi raccomando, e lascia un commento, un consiglio, una critica, una proposta, tutto quello che ti passa per la mente. Inoltre, nella descrizione qui sotto del video ti lascio anche dei link che ti potranno essere utili per mettere alla prova la conoscenza, la tua conoscenza nei confronti di questi vocaboli dell'arte. A presto quindi, ciao!